Medici in diretta. Approfondimento settimanale in collaborazione con l'azienda ospedaliera Sant'Anna. Buon venerdì, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Ciao Como, ben ritrovati. Siamo qui, nuova puntata di Medici in diretta. Oggi parliamo di laparoscopia e lo facciamo in compagnia del dottor Marco Azzola Guicciardi, primario dell'unità operativa di chirurgia generale dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno, grazie, grazie anche e buongiorno agli ascoltatori. Dottore, partiamo subito magari spiegando che cos'è la laparoscopia. Sì, dunque la laparoscopia è un metodo per fare delle operazioni all'interno dell'addome senza danneggiarne la parete, quindi senza tagliare l'addome. Questo è possibile perché prima si punge la parete dell'addome con un ago speciale attraverso il quale viene iniettato del gas, della CO2 appunto all'interno, per creare una camera di lavoro. E poi dopo invece si inseriscono delle cannule che si chiamano trocar, che sono delle piccole cannule delle dimensioni di una penna biro munite di un sistema valvolare, in modo poi da poter accedere alla cavità attraverso queste cannule, come prima cosa con una specie di telescopio che ha dentro di sé una fonte illuminante, perché altrimenti dentro sarebbe buio, quindi ci vuole la luce, ed è collegato a una telecamera, in modo che tutto quello che si vede all'interno dell'addome viene visto su un monitor all'esterno. E questo è molto importante perché se vedesse soltanto l'operatore non si potrebbe far aiutare, quindi non sarebbe possibile eseguire operazioni complesse. Questa è un po' la storia della laparoscopia fino, diciamo, agli anni 70, in cui veniva usato invece un'ottica in cui si guardava. L'operatore era da solo e la laparoscopia aveva fondamentalmente soltanto un interesse di tipo diagnostico. Non c'erano gli ecografi, per cui per andare a vedere le malattie del fegato si andava a vedere con l'ecografo. E, cosa così abbastanza curiosa, era spesso praticata non dai chirurghi, ma dagli internisti e dagli epatologi, proprio perché non c'era un grande interesse operativo. Dottore, lei oggi ci ha portato anche qualche dato relativo proprio al nostro territorio. Ha voglia di condividerlo con noi, di spiegarci bene un pochino qualche numero? Sì, ma volentieri. Allora, prima di tutto, recentemente, credo anche molti degli ascoltatori avranno visto che sono usciti dei dati prodotti da un'agenzia nazionale che si chiama Agenas, che fa un lavoro secondo me meritorio, nel senso che per la prima volta in Italia attraverso le schede che noi compiliamo a ogni ricovero ospedaliero sono stati analizzati e comparati degli indicatori ricavati appunto da questi dati in modo da poter valutare il panorama, come dire, dell'attività, sia qualitativo sia quantitativo. Io sono molto favorevole a questa cosa perché non c'è niente di peggio in medicina e in chirurgia di essere autoreferenziali, di credere di essere bravissimi, eccetera. Quello che penso è che ci vuole un pochino più di cautela e forse di malizia da parte anche della stampa nel fornire questi dati e soprattutto nell'interpretarli, perché lo scopo di questi dati di Agenas è quello di fornire agli operatori, come dicevo, degli indicatori che non significano dei dati negativi o positivi, ma uno scostamento dallo standard, in modo che tu puoi fare un'analisi della tua attività e vedere come puoi migliorarla. Questi dati, per quanto riguarda la provincia di Como, fanno vedere che c'è una buona diffusione della laparoscopia di base. Infatti, scusatemi, aiuto un attimo perché a memoria non me li ricordo, infatti, per esempio, possiamo notare che per quanto riguarda l'impiego più frequente, cioè nella colecistectomia laparoscopica, che è l'intervento per i calcoli della cistifellea che più viene fatto in laparoscopia,
C'è un dato italiano che è intorno al 61% di impiego appunto della chirurgia laparoscopica, mentre invece nella provincia di Como le strutture che sono state, come dire, analizzate hanno tutti dei buoni dati, siamo tutti, diciamo, sopra il 90%. C'è una leggera, flessione qui nell'ospedale principale, ma per ragioni evidenti, nel senso che, come dire, il Sant'Anna si occupa, ha una vocazione prevalentemente sull'urgenza e sull'oncologia, situazioni in cui ha meno impiego, no? Il trattamento dei calcoli della colecisti. Però, lo dico con un po' di orgoglio, questi dati hanno anche fatto vedere che l'unità operativa che io dirigo si classifica nelle prime tre posizioni in Lombardia, per l'impiego della laparoscopia nella cura dei tumori del colon e del retto. Pensate che in Italia questa tecnica viene usata tra il 25 e il 29% e noi invece la usiamo attorno al 70%. Le altre strutture, vabbè, sono molto indietro, ma come dire, a noi interessa, come dire, confrontarci Certo. Ecco, con un dato nazionale, insomma. dottore, vogliamo sottolineare quali sono i vantaggi, rispetto alla chirurgia tradizionale? Sì, volentieri. Allora, prima di tutto, ci tengo a dire che il successo della laparoscopia, caso quasi unico nella storia della chirurgia, è stato decretato dai pazienti. Noi siamo abituati a degli studi randomizzati, caso controllo, eccetera, eccetera, per verificare la validità di un qualcosa. Ebbene, quando la laparoscopia ha avuto la sua diffusione, la laparoscopia intesa come laparoscopia operativa moderna, quindi telecamera, monitor, accessi multipli e interventi complessi, c'è stata invece una diffusione dopo i primi 2 anni in cui eravamo una sorta di carbonari, perché vabbè, io ho avuto la fortuna di far parte di uno dei tre gruppi che hanno cominciato questo lavoro in Italia nella primavera del 1990. E davvero era una cosa quasi, non dico fatta di nascosto, perché niente era fatto di nascosto, però era un qualche cosa molto ostacolato dalla chirurgia accademica, dalla chirurgia ufficiale. Abbiamo subito degli attacchi pesantissimi ai primi congressi in cui presentavamo le casistiche, ma immediatamente c'è stata un favore da parte dei pazienti, perché i vantaggi sono semplicemente dati dal fatto che si fanno gli stessi interventi senza danneggiare la parete addominale. Siccome il dolore, l'invalidità postoperatoria, la possibilità di tornare più o meno rapidamente alle proprie attività ordinarie sono date più, soprattutto in alcuni interventi, più che da quello che si fa di dentro, ma dal danno che si deve fare sulla parete per accedere alla cavità, quindi non per fare l'intervento, ma per poter andare dentro a farlo. Immediatamente, un po' il passaparola, un po' questo ha fatto sì che noi siamo stati letteralmente subissati di richieste da parte dei pazienti. Questo ben prima che ci fossero degli studi, che lo sappiamo richiedono tempo, eccetera, eccetera, che ne attestassero la validità. Quindi fondamentalmente possiamo dire bassissima invalidità immediata, più pronto ritorno alle attività ordinarie, prevenzione di complicanze a lungo termine come le aderenze post-operatorie, no? Ci sono che possono dare delle occlusioni, e le ernie delle incisioni addominali. Pensate che riguardo alle aderenze, per esempio, in un intervento laparotomico c'è una formazione di aderenze quasi nel 95% dei casi. Poi dopo non tutte per fortuna danno delle manifestazioni negative. Dopo un intervento laparoscopico questa percentuale scende al 16%. Quindi già questo fa vedere. Poi c'è l'aspetto cosmetico, che anche questo, come dire, non guasta mai in un periodo di diciamo, civiltà, anche un po' dell'apparire, diciamo, eccetera. Ma soprattutto è proprio la ripresa di un'integrità psicofisica, non dico immediata, perché comunque un intervento viene fatto, ma davvero dopo pochi giorni.
meglio la laparoscopia, dottore, o la chirurgia robotica? Guardi, il problema è molto semplice, è un problema fondamentalmente di risorse economiche e di, come dire, vantaggi che vengono comprovati. La chirurgia robotica, che è un'evoluzione, sembrerebbe quasi naturale della laparoscopia, ha dei vantaggi indubitabili. Intanto la visione che noi abbiamo attraverso la telecamera del robot è una visione come la visione ordinaria, quindi tridimensionale, su tre dimensioni. La visione laparoscopica invece è quella che noi abbiamo come quando guardiamo qualche cosa alla televisione, quindi bidimensionale. Poi, soprattutto, mentre in laparoscopia abbiamo degli strumenti che si possono aprire, chiudere, ruotare sul loro asse ed essere brandeggiati attraverso le canule, gli strumenti robotici hanno un sistema all'interno della cavità addominale che ha addirittura una maggiore precisione e possibilità di movimento rispetto addirittura al polso umano. Quindi, come dire, teoricamente è il massimo. Però, al momento, quello che non è stato dimostrato è quanto questo poi ha una rilevanza clinica, o meglio, l'unico intervento in cui ci sono stati dei lavori che in gran parte ne hanno dimostrato un vantaggio dal punto di vista clinico sono gli interventi per il tumore della prostata, per la prostatectomia radicale. Per tutti gli altri interventi, tenete conto che un intervento robotico, lasciando perdere il costo d'acquisto del robot, la manutenzione molto costosa, obbligatoria che deve essere fatta, ha un costo che è circa 10, solo per materiale di consumo o semiconsumo, che è di circa 10 volte superiore allo stesso intervento fatto in laparoscopia. Tant'è vero che molti interventi che vengono fatti in laparoscopia, quando sono stati confrontati con lo stesso robot, non ci sono state delle variazioni tali da giustificare una spesa, soprattutto in questi tempi di stramagra, una spesa così elevata, insomma. Quando si parla di chirurgia mini-invasiva, quindi si intende chirurgia laparoscopica? Non esattamente. La chirurgia laparoscopica è certamente una parte della chirurgia mini-invasiva. Però un altro dei... Forse si è capito che io sono abbastanza entusiasta della chirurgia laparoscopica, però Ma è giusto. voglio dire un altro dei meriti della chirurgia laparoscopica, che ha spostato l'attenzione dei chirurghi anche sul rispetto dell'integrità corporea del paziente. Per cui abbiamo visto proprio dai primi anni 90 un fiorire di tecniche fondamentalmente che non si sono preoccupate soltanto di eseguire l'intervento tecnicamente migliore e il massimo sopportabile dal paziente, ma hanno cercato di ottenere il miglior risultato utile con la migliore integrità, il maggior rispetto dell'integrità corporea del paziente. Per farvi un esempio, pensate a come si è evoluta, questo prima della laparoscopia, la chirurgia della mammella. Quando io ho cominciato a frequentare gli ospedali, l'intervento tipico era l'asportazione di tutto il seno con il Certo. muscolo sottostante, eccetera. Adesso spesso si è possibile fare la tumorectomia, la quadrantectomia, eccetera. Quindi si è seguiti questo tipo di filone, perché giustamente dobbiamo smetterla di combattere la malattia, ma noi dobbiamo curare la persona malata. Quindi, come dire, ci sono degli altri aspetti di cui tener conto. La chirurgia mini-invasiva in realtà approfitta della laparoscopia, dell'endoscopia, delle metodiche percutanee, cioè di tutte quelle metodiche invasive che però, come dire, si sono sforzate di danneggiare il meno possibile l'involucro per trattare la malattia. Io sono anche molto fortunato a Cantù da questo punto di vista perché della mia equip fa parte anche il servizio di endoscopia multidisciplinare. Per cui noi abbiamo un lavoro strettissimo proprio a contatto con gli endoscopisti, che sono anche dei chirurghi, con la laparoscopia, ma con anche gli altri specialisti, perché da noi nello stesso servizio lavorano
i pneumologi che fanno le broncoscopie, l'otorino che fa le fibrolaringoscopie, e quindi spesso da questa unione di competenze escono delle soluzioni per dei problemi, magari non standard, molto innovativi e anche molto vantaggiosi per il paziente. Faccio un esempio. I tumori del retto sono una patologia abbastanza frequente, che possono condurre a degli interventi molto invasivi e molto impegnativi per il paziente, talvolta con la conservazione della defecazione per le vie naturali, altre volte con la necessità di invece avere una deviazione permanente, eccetera. Avendo la possibilità di attagliare perfettamente all'interno della stessa equipe diversi metodi, quindi l'endoscopia, una particolare chirurgia mininvasiva attraverso gli orifizi naturali che si chiama NOTS, che tra l'altro siamo gli unici in un'area abbastanza vasta a praticare, che si chiama TEM, che significa chirurgia microchirurgica transanale, oppure la chirurgia laparoscopica, oppure quando serve ovviamente anche la chirurgia tradizionale, noi possiamo graduare questo tipo di trattamento non utilizzando necessariamente un intervento standard, ma potendo, senza nessun compromesso naturalmente dal punto di vista oncologico, che è sempre la prima preoccupazione, senza essere, diciamo, inutilmente invasivi. Quindi, dottore, si può usare questo tipo di chirurgia anche in caso di tumori? Sì, anzi, come dire, è una chirurgia che si è affermata con un pochino più di ritardo rispetto ai calcoli. Prima di tutto perché è molto più complessa, perché se voi pensate, per togliere la cistifellea uno deve chiudere alcuni dotti, asportare la cistifellea. Quando noi operiamo per un tumore digestivo, noi dobbiamo togliere il pezzo, togliere tutta la sua rete di linfonodi che lo nutrono e che sono la prima barriera eventualmente alla diffusione delle cellule tumorali, e poi dobbiamo anche riattaccare insieme, per esempio, l'intestino. Quindi è un intervento complesso. In più ci sono altri visceri vicini che devono essere tenuti distanti, eccetera. Quindi c'è stato un piccolo ritardo dovuto al fatto che nei primi 2 anni noi abbiamo fatto. Quando io lavoravo col professor Croce a Milano, noi abbiamo fatto il primo caso di tumore del colon nel 1992, quindi avevamo cominciato nel 90 con la colicitometria, quindi ci sono voluti 2 anni e siamo andati a vedere da altri colleghi in giro per il mondo perché c'era questo bellissimo clima di scambio molto informale, eccetera. Poi però cosa è successo? Si è valutato se i pezzi asportati erano identici a quelli asportati con la chirurgia aperta e anche questo è stato dimostrato subito. Però sapete bene che nella cura del tumore sono importanti i risultati a distanza, quindi sono partiti alcuni lavori internazionali, il Color o altri, che hanno valutato a distanza che anche i risultati sulla cura radicale del tumore, fossero sovrapponibili. E addirittura in alcune sottocategorie di pazienti i risultati laparoscopici sono stati non statisticamente significativi in modo migliore, ma comunque migliori, e questo è stato attribuito al fatto che dopo un intervento in laparoscopia il ritorno dell'assetto immunitario della persona è molto più precoce rispetto che l'intervento aperto, proprio perché il trauma è minore. Dottore, allora ci sono dei pazienti o degli interventi in cui è meglio usare questo tipo di chirurgia rispetto a quella tradizionale? Certamente sì, diciamo che in generale tutti i pazienti più fragili che sono, quindi non so, il paziente molto anziano, il paziente obeso, il paziente con delle rilevanti patologie, beneficia da avere l'intervento in laparoscopia invece che in chirurgia aperta. Questo perché? Perché, e anche questo è stato dimostrato, la chirurgia laparoscopica riduce l'incidenza di tutte quelle complicanze di tipo generale. È chiaro che i problemi connessi diciamo alla parte dell'intervento che si fa all'interno dell'addome sono uguali, sia che sia fatto con la chirurgia Certo. tradizionale, sia che sia fatto invece
con la chirurgia laparoscopica. Per cui le mancate, diciamo così, cicatrizzazioni intestinali, eccetera, eccetera, ci sono anche in laparoscopia come gli altri. Cosa fa la laparoscopia? Riduce moltissimo l'impatto traumatico e quindi abbatte tutte quelle complicanze di tipo generale, perché il paziente si muove subito, perché non è traumatizzato dalla grande incisione addominale, dal dolore, quindi respira meglio, quindi meno polmoniti, meno embolie, si muove prima, meno trombosi venose, l'infezione di ferita praticamente sparisce perché in realtà non ci sono ferite. Cioè, tutta questa serie di cose, e questo è tanto più importante quanto il paziente è compromesso. Guardi, ci terrei a raccontare proprio un caso, secondo me, emblematico che mi è capitato quest'estate. Quest'estate noi abbiamo ricevuto, trasferita in elicottero da noi, una signora di 84 anni, che aveva una grande ernia iatale, cioè lo stomaco era risalito nel torace, ma questo cronicamente ce l'aveva già da tanto tempo, era già stata vista anche da diversi specialisti che, vista l'età, avevano sconsigliato un intervento chirurgico. Purtroppo, come talvolta succede, lo stomaco, non essendo nella sua sede, è andato incontro a una specie di torsione, i vasi sanguigni si sono strozzati e, come avviene nell'ernia, un'ernia strozzata in Certo. pratica, però qui lei ha avuto un infarto, diciamo così, di una parte dello stomaco, quindi una parte dello stomaco si è necrotizzato e si è perforato, addirittura non in addome, ma nel torace. Una donna di 84 anni. La signora è arrivata, noi l'abbiamo operata immediatamente in laparoscopia, facendo la resezione della parte di stomaco non più vitale, e la signora si è ripresa perfettamente. Tra l'altro, è un caso che mi è venuto in mente perché mi ha mandato una bellissima lettera di ringraziamenti qualche giorno fa. Ecco, in questa donna qui certamente si sarebbe potuto fare lo stesso intervento ad addome aperto, anzi sarebbe stato necessario farlo. Però, la laparotomia, la quasi sicura infezione della ferita perché c'era appunto una contaminazione importante, eccetera, eccetera, in una donna di quell'età, l'impossibilità a muoversi subito, eccetera, eccetera, avrebbe potuto comportare un esito ben diverso. Stesso discorso vale per gli obesi. Noi facciamo con soddisfazione anche tanta chirurgia per l'obesità, che è una malattia molto grave e che, se trattata chirurgicamente, ha una riduzione di 10 volte della mortalità, perché l'obesità davvero porta via quantità di vita e qualità di vita alle persone. Allora, la chirurgia dell'obesità ha avuto uno straordinario sviluppo con l'avvento della laparoscopia, perché immaginate una persona di 160-170 kg con i rischi di embolia polmonare, con tutti i rischi anche semplicemente di ferita se deve essere sottoposta a un intervento di riduzione dello stomaco, di bypass o cose di questo genere. La stessa cosa fatta in laparoscopia ha cambiato completamente il decorso. Noi domani dimettiamo una signora che io ho operato venerdì di un bypass gastrico, che l'ho trovata, siccome i soggetti obesi sono un po' particolari, l'ho trovata ieri che era scesa al bar dell'ospedale, quindi operata venerdì. Operata tradizionalmente sarebbe stata nel letto, col dolore, le cose, eccetera, eccetera. Dottore, prima di chiudere, dobbiamo salutarci perché purtroppo il tempo a disposizione sta per scadere. Può succedere che non si riesca a continuare un intervento in laparoscopia? E in quel caso cosa succede? Come si fa? Ma allora, non solo può succedere, ma è una cosa che deve essere prevista, per cui nell'organizzazione, per esempio, della sala operatoria, il personale di sala deve avere gli strumenti, tutto pronto per passare semplicemente dall'intervento in laparoscopia, che è quello che noi abbiamo previsto di fare, all'intervento aperto. Quindi uno non fa altro che ricevere la stessa cura, ma per via tradizionale. C'è anche da dire una cosa, che l'attitudine a convertire, perché nel gergo si dice così, cioè la conversione di un intervento da laparoscopia a aperto, certamente dipende dal grado di capacità, di abilità, eccetera, eccetera, però è anche una cosa che deve essere presa con
con molta prudenza, perché guardi, io lo dico facendo autocritica, proprio quei primi anni in cui c'era questo, come dire, esordio, c'è stato questo esordio così tumultuoso, non nascondo che eravamo un po' tutti in competizione, no? Cercavamo tutti di essere più bravi dell'altro, eccetera, eccetera. E allora certe volte si forzava a continuare un intervento in laparoscopia quando sarebbe stato meglio invece convertirlo. E purtroppo in taluno di questi casi si è andati incontro poi dopo anche delle complicanze che sarebbero state evitabili. Quindi io dico ai miei collaboratori, dico una massima che i velisti capiscono, cioè è un proverbio francese che dice: i terzaroli si prendono la prima volta che ci si pensa. Terzaroli è un modo per ridurre la vela quando il vento diventa forte. La prima volta che ci si pensa è bene farlo, proprio per non esporre a dei rischi inutili le persone. Allora, dottore, grazie mille di essere stato oggi qui con noi, l'aspettiamo ancora presto. Grazie mille, Grazie arrivederci. anche a voi, amici ascoltatori, l'appuntamento è per venerdì prossimo, se avete domande per gli specialisti dell'azienda ospedaliera Sant'Anna è attivo l'indirizzo medici in diretta @ciaocomo.it.